Sono Antonella Busseni dell'Associazione per Salti nel Bosco, una piccola realtà che si occupa della valorizzazione del Bosco del Chiese a Mezzane di Calvisano. Fin dall'inizio abbiamo scelto di aderire alla federazione delle associazioni che amano il fiume Chiese e il suo lago d'Idro, perché siamo convinti che la vita del fiume e la tutela del suo deflusso ecologico funzionale dipendano dalla capacità di costruire una visione d'insieme, costruttiva, coraggiosa, lungimirante, che sappia cogliere le relazioni profonde che esistono tra le comunità presenti lungo l'intera asta del fiume Chiese, dalla sua sorgente alla foce, relazioni che sono ambientali, storiche e culturali. Lungo il fiume Chiese è custodita una straordinaria biodiversità, tante forme di vita vegetali e animali che sono sempre più minacciate, ma sono ancora possibili tante esperienze di straordinaria bellezza. Per questo noi siamo fermamente contrari a ogni ipotesi di trasferire la depurazione gardesana nel fiume Chiese e sosteniamo con convinzione l'impegno appassionato, costruttivo e disinteressato della Federazione del Chiese, che ha intrapreso una energica azione legale volta a contrastare questo assurdo progetto, un progetto che si basa su una visione miope e predatoria. Per questo chiedo a tutte le persone sensibili, in particolare agli abitanti della mia comunità che è Calvisano, di voler sostenere nelle forme che sono possibili la raccolta fondi per sostenere l'azione legale e ovviamente colgo l'occasione anche per augurare a nome dell'Associazione per Salti del Bosco e della Federazione le migliori cose per le prossime festività. Buon Natale e un sereno 2022 all'insegna del rispetto per la natura e per il creato.